Allora, a questo punto il prossimo oratore è il nostro amico francese Alain Boudet. Anche lui è stato qui a San Marino, ma quello che importa, un applauso, prego, è dire che Alain è il portavoce dell'Associazione Aeronautica Astronautica Francese Sigma 3AF. Chiaramente a questo evento lui farà due relazioni, la prima stamattina, in taglio più generale, e la specifica è seconda nel corso del successivo simposio su oggetti orari notificati di fenomeni connessi. Per cui adesso, quando tutto poi è pronto, partiamo. Poi Alain Boudet. Merci Roberto. Tout d'abord, je tenais à remercier Roberto et président Bibuletti qui ont eu l'occasion de m'inviter à cette prestigieuse séance à San Marino qui est véritablement le nec plus ultra dans le domaine de l'ufologie en Europe. Donc encore une fois, mille merci et je laisse la parole maintenant à mon ami Paolo qui va vous faire la traduction. Allora, buongiorno a tutti e grazie, desidero soprattutto ringraziare in primo luogo Roberto Pinotti, Vladimiro Bibolotti, perché mi hanno dato la possibilità di intervenire a questo prestigioso congresso. Bien, normalement je dois vous, avec plus grand plaisir, vous revoir demain après-midi, d'une manière beaucoup plus dense et substantielle. Ce matin, ce sera une approche, ce que j'appellerai en français, à coup de serpe. Allora dunque, prima di tutto questo intervento di questa mattina sarà un pochino rapido, come si dice in francese, ecco, con un modo di dire a colpi di falce, ovvero sia molto, molto rapido, molto veloce, che servirà soprattutto come introduzione all'intervento principale, che sarà poi quello di domenica, di domani. La conquête spatiale peut être caractérisée par trois composantes. Allora, la conquista dello spazio è caratterizzata da tre fattori fondamentali. Le trois sono le suivantes: la maniera statistica, la maniera renseignement e la maniera mediatica. Donc, je vais reprendre un par un. Allora, questi tre aspetti principali sono, allora, il primo. Statistiche. Allora, il primo è l'approccio di tipo statistico. La deuxième, c'est la maniera dei renseignements, du RANS, intelligence. La seconda, praticamente, è quella, l'aspetto che potremmo definire dell'intelligence, ovvero sia della raccolta di informazioni, mentre il terzo. E la troisième, c'est la méthode médiatique, o parli cas exceptionnel. E il terzo, praticamente, è quell'aspetto della. Si potrebbe definire la comunicazione mediatica. Je commencerai donc par les grandes données de l'univers. Je vais peut-être répéter un peu ce que le professeur Philippoff a mentionné tout à l'heure, mais de manière à bien tracer le paysage, il est bon de rappeler quelques chiffres. Allora, cominciamo allora per quanto riguarda i numeri, ovvero sia i grandi numeri dell'universo. Mi scuso prima di tutto se magari ripeterò qualcosa che è già stato menzionato dal professor Filipov prima, però questo comunque è necessario per inquadrare questo discorso generale. L'univers, come vous savez vraisemblablement, è composé de 200 miliardi, un ordre de grandeur, 200 miliardi di galassie. Allora, l'universo, come probabilmente avrete sentito, è composto da una cifra che si può stimare intorno ai 200 miliardi di galassie. Dans chaque galaxie, il y a environ 200 à 400 miliardi di sistemi solari. Entro ogni galassia, all'interno di ogni galassia, si trova mediamente un numero che va da 100 a 400 sistemi stellari. Au niveau, à partir de ces chiffres-là, en les multipliant, nous arrivons au niveau global à un chiffre de 4, 10 puissance 22 systèmes stellaires potentiels. Allora, combinando queste cifre, si ottiene un numero
potenziale di sistemi stellari di 4 10^22. Allora, praticamente 4 con 22 zeri che seguono, 4 elevato per 4 per 10 elevato da 22. 10 fois par pendant 22 fois. Donc, quindi esce fuori un numero lungo così praticamente. Vous vous rendez compte de l'importance du chiffre indiqué. Quindi vi rendete conto dell'importanza di che fattore, di quale fattore di cifre e quale livello di numeri stiamo parlando. Alors à partir du Big Bang qui a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, et là je peux vous garantir que ce chiffre est tout à fait précis puisqu'il nous a été donné jeudi à Paris, à l'European Space Agency, et dans le journal Le Monde, vous avez deux pages tout à fait extraordinaires sur la précision des données qui ont été récoltées par les satellites. Parlando appunto di questo, di queste cifre dell'universo, questa dedizione di Figaro è praticamente l'edizione di ieri, giovedì mattina del giornale Figaro, praticamente, dove si riferisce il giornale Le Monde, dove si riferisce appunto dei dati che sono stati ufficialmente comunicati dalla ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, dove si dice che l'universo ha un'età di 13,8 miliardi di anni. A partir de ces mêmes briques primordiales qui concernent toutes les galaxies, puisque tout a commencé donc il y a 13,8 milliards d'années par le Big Bang. Donc personne n'échappe, disons, à la conception même du Big Bang. Comment, au niveau statistique, peut-on penser un seul moment qu'on soit la seule puissance intelligente à travers l'univers? Statistiquement, c'est rigoureusement impossible pour quelqu'un qui a fait des statistiques élémentaires. Allora, praticamente, questi numeri ci fermano, questi numeri, l'età dell'universo a partire dal Big Bang, il numero di potenziali pianeti, eccetera, ci fanno veramente comprendere quanto inutile sia la nostra idea, la nostra importanza praticamente che ci diamo in questa una volta che ci rendiamo conto di questa grande vastità. Ceci étant campé, je passe maintenant au niveau des renseignements, je dirais, au niveau des documents officiels qui ont été diffusés soit par les USA, soit par la Russie, l'URSS. Grâce au FOIPA, Freedom of Information Act and Privacy Act, nous disposons maintenant, vous disposez si vous le souhaitez en demandant les documents au FBI, d'énormément de documents exceptionnels de première main qui vous indiquent un certain nombre de choses particulièrement intéressantes dans le domaine OVNI. Ora, passando invece al secondo aspetto dei tre che dicevamo, il secondo aspetto è quello della cosiddetta raccolta di informazione o di intelligence, se preferite. Oggi sono disponibili, è un dato di fatto, molti, una vasta mole di documenti ufficiali, negli Stati Uniti soprattutto grazie alla legge sulla libertà di informazione, il cosiddetto FOIA, ma anche provenienti da altri paesi come ex Unione Sovietica, la Russia, eccetera. E également, bien sûr, l'Italie, l'Angleterre, la France, qui dispose de documents tout à fait intéressants. E naturalmente anche documenti che provengono dall'Italia, dalla Francia, dall'Inghilterra, tutte nazioni che dispongono di documenti molto interessanti. Comment voulez-vous que des documents soient aussi importants si ce genre de choses n'existait pas? Come pensate mai che possano esistere tutta questa mole di documenti importanti se la questione degli UFO, degli alieni, veramente non dovesse esistere? E dans chacun des pays que nous avons cités, et je rajouterai en plus l'Inde, la Chine, le Japon et l'Amérique latine qui est absolument extrêmement fournie dans ce domaine, les cas exceptionnels ne manquent pas. E nell'ambito di tutti questi documenti, ai quali naturalmente mi ero dimenticato, vorrei aggiungere anche di menzionare l'India, la Cina. La Cina e l'America Latina. L'India, la Cina e l'America Latina, dove anche in questo caso, soprattutto dell'America Latina, c'è
vi è una vasta mole di documenti interessanti. Ce qui fait que la conquête spatiale, d'une manière ou d'une autre, est proche de la recherche que nous menons tous ensemble ici. La recherche spatiale, la conquête spatiale, est proche de tout ce que nous faisons à l'heure actuelle ici, en ce lieu. E questo praticamente ha l'effetto, tutta questa disponibilità di documenti ufficiali, ha l'effetto pratico comunque di avvicinare la ricerca spaziale con quello che è il tipo di ricerca che facciamo noi qui in questi ambiti. E donc, come diceva Napoleon, un bon schéma vaut mieux qu'un discours. J'étais venu avec un document, mais je ne pensais pas vraiment vous le montrer, c'était juste pour en discuter avec mes amis. Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux vous montrer ce document qui nous a été remis en 1989, qui est le plan intégrant la conquête spatiale qui a été réalisé par Rockwell International. Et donc je vais vous le montrer là et vous pourrez le consulter si vous souhaitez. C'est tout à fait extraordinaire et ça... Allora, in questo ambito adesso vi mostro un documento che veramente non avevo pensato di mostrare in pubblico. Si tratta del piano, si porta il nome... Vous pourrez le consulter individuellement. C'est la conquête spatiale terrestre entre 1989 et 2100, avec tous les principaux axes de recherche et différentes étapes au fur et à mesure de l'avancée du progrès technique et scientifique terrestre. Allora, questo documento è molto importante. Si tratta di un documento prodotto dalla Rockwell, una delle ditte principali a livello di aeronautica difesa, mi sembra, Roberto, vero? Degli Stati Uniti, e praticamente traccia un riassunto di tutte le varie componenti e delle loro relative interazioni per quanto riguarda la ricerca spaziale. Infatti il documento si chiama Piano Spaziale Integrato. Ça commence en 1993 et par période de 5 ans, 93, 98, 2003, 2008, 2013, 2018. Donc de 5 ans à 5 ans, bien évidemment après c'est beaucoup plus difficile puisqu'on passe dans des hypothèses qui sont difficilement maîtrisables. Allora, il piano comincia praticamente, è strutturato a livelli, dall'alto verso il basso, comincia dal 1993 e finisce al 2100. Questo piano praticamente, naturalmente, fino a un certo punto riporta delle azioni e strutture concrete, poi naturalmente si passa nel piano dell'ipotetico, però è un ipotetico prevedibile. E je cite quelques-unes de ces mentions. Western proliferation of reusable spacecraft. Allora, voglio citare alcuni di questi punti chiave, come per esempio questo che vedete qua, ovvero si è intitolato la proliferazione di questo risale al 1998. Allora, ma la proliferazione nel mondo, nell'ambito occidentale, di veicoli spaziali pilotati e riutilizzabili. Ensuite, à partir de 2008, mais là il doit y avoir un décalage, comme vous le savez, parce qu'on a pris du retard, c'est classique. Routine access to space achieved. Quindi nel 2008, anche se poi ci sono stati dei ritardi, come poi in pratica inevitabili, abbiamo un ulteriore fattore chiave che è stato denominato l'accesso normale, ordinario, routinario, allo spazio. Cioè viene ottenuto in questa fase, secondo il piano, nel 2008, l'accesso ordinario allo spazio. 2013, second generation reusable spacecraft. Allora, nel 2013 è previsto un altro fattore fondamentale, ovvero sia la seconda generazione di veicoli spaziali riutilizzabili. Ricordiamo giusto per la cronaca che il primo è stato lo Space Shuttle, la prima generazione. Ok, c'est bon. Ensuite, routine
Nexus Space achieved. Ensuite, humanity commands unlimited material resources from the moon and asteroids. Poi nel 2013, adesso qui entriamo nel campo dell'ipotesi. 2023. Ah no, perdono, è 2023. Nel 2023 è previsto questo fattore importante, ovvero sia l'umanità gestisce, in grado di gestire e comandare una risorse illimitate ottenute dalla Luna e dagli asteroidi. E ensuite, a partir del 2028, unlimited safe solar energy for Earth. Poi, a partire da sempre un'altra ipotesi, prevista a partire dal 2028, la disponibilità di energia solare illimitata ed in modo sicuro che viene estesa a tutta la Terra. E alla fine, a partire del 2033-2038, vous avez Gaia proliferez, le Terre se multiplie. Ora, poi a partire da 2038 abbiamo questo che è questa ipotesi che è denominata la proliferazione di Gaia. E enfin, a partire del 2050, ma ça, on sera più là per vivere, human expansion into the cosmos begins. Poi praticamente a partire dal 2050, anche se poi in quel periodo probabilmente non ci saremo più, si parla, dell'ultima fase, dell'ultimo dei punti fondamentali, che è intitolato comincia la fase dell'espansione umana nel cosmo. Alors ce document, je vous inquiète ou je vous rassure, ça dépend, il n'est absolument pas confidentiel, vous pouvez en prendre une photocopie si vous le souhaitez. Allora, questo tranquilli, non c'è nessun problema, non occorre eliminarvi fisicamente una volta che l'avete visto, perché non si tratta di un documento riservato, potete fare copie, riproduzioni, come volete. Tout à fait. Bon, voilà un peu ce que je souhaitais vous présenter là ce matin. J'ai été pris un peu au dévoté. L'essentiel, c'est que demain, je ferai un topo beaucoup plus approfondi sur, disons, les travaux. Le troisième, mais c'est des cas exceptionnels. Ah oui, les cas exceptionnels, c'était tout ce qui est cas exceptionnel, oui. Le troisième, des cas exceptionnels, oui. Point 3, excusez-moi. Les points 3, c'est tous les cas exceptionnels que chaque pays recense. L'Italie, je sais que vous avez des cas vraiment remarquables. La France, on a une demi-douzaine de cas qui sont hors normes. L'Angleterre a ses propres cas. Les États-Unis, bien évidemment, ont énormément d'observations remarquables, mais officiellement, ça n'existe pas. Mais les clubs de recherche écologique sont particulièrement actifs et font du très bon travail. Je n'oublierai pas également l'Amérique latine, qui est également très en pointe sur tout ce genre de recherche. Allora, dicevamo, per quanto riguarda il terzo aspetto fondamentale della mia esposizione, quello delle prove, della casistica, sostanzialmente sappiamo bene che l'Italia ha un buon numero di casi riportati, così come nella Francia, così come nell'Inghilterra, soprattutto gli Stati Uniti, anche se poi naturalmente nulla succede a livello ufficiale, e in particolar modo, parlando del continente americano, anche comunque tutta l'America Latina, per la quale c'è una vasta casistica molto interessante. Et je peux vous annoncer, mais malheureusement je ne peux pas vous le dire puisque c'est encore sur le en rapport secret là, demain. Il y a des cas d'Amérique latine qui figurent dans notre rapport final qui sont absolument breathtaking, à couper de souffle. Mm-hmm. E vi posso annunciare, solamente annunciare, perché poi comunque viste adesso si trovano contenuti, cioè vi posso annunciare che nel rapporto finale che l'associazione Sigma presenterà, che il comitato Sigma presenterà praticamente all'associazione 3AF, ci sono contenuti dei casi provenienti dall'America Latina che sono veramente, veramente impressionanti. Par contre,
par contre, ce que je peux faire, si une personne ou plusieurs personnes souhaitent poser des questions sur ce que je viens d'exposer ce matin, je suis prêt à vous répondre sans problème. Invece non c'è nessun non ho nessun problema se qualcuno vuole porre delle domande in merito a quanto ho esposto fino a qui, sono a disposizione e non ho nessun problema. Quindi allora se c'è qualcuno adesso che ha qualche domanda specifica da porre, è il momento buono. E poi ci rivedremo questa sera per la tavola rotonda. Ok, sans problème, je veux dire... Ci vediamo questa sera, così approfittiamo che chiamo sul palco Pinotti, che deve fare una breve comunicazione. Avec le plus grand plaisir. Ok. Ok, allora grazie per l'attenzione. Grazie ad Anna Boudier, che come al solito... Allora, grazie a Ben Boudier per questa anticipazione del discorso che poi sarà fatto diciamo, nel corso del successivo simposio su soggetti volanti identificati e i fenomeni connessi. A questo punto avrebbe dovuto essere personalmente presente l'ingegnere Alfredo Magenta, che più volte è intervenuto ai congressi di San Marino, quindi molti di voi se lo ricorderanno. Alfredo Magenta fa parte della Commissione delle Nazioni Unite per le Telecomunicazioni. Purtroppo, attualmente si trova, non era previsto questo, a Ginevra per ragioni di lavoro attinenti proprio alla sua funzione e quindi dobbiamo fisicamente fare a meno di lui. Però, anche se diciamo, in pratica questa sua relazione salta, vorrei sottolineare una cosa. Alfredo Magenta ci ha sempre supportato e sostenuto, non per nulla che è intervenuto più volte al congresso di San Marino, ed è sicuramente una delle poche persone che si è resa conto e si rende conto che è estremamente importante cercare di portare certe istanze, certi problemi in certi contesti internazionali, anche se può sembrare abbastanza difficile, può sembrare abbastanza insolito. Poi in realtà, diciamo, quando si affrontano questi come altri problemi a certi livelli, non dimentichiamo una cosa, che anche se si tratta di ambiti apparentemente elevati, chi ne fa parte di certi ambiti sono poi semplici uomini, semplici persone, che quindi possono tranquillamente discutere di comuni argomenti, cioè di argomenti comuni a quelli che dibattiamo noi, né più né meno. Poi sorge il problema di se e cosa fare e perché, e questa è un'altra storia. Però quello che Magenta ha fatto finora è stato sicuramente molto utile. Quindi, diciamo, il fatto che non ci sia ci dispiace, ma sappiamo comunque che l'appoggio che lui ci ha sempre dato è tuttora in corso. Se adesso Vladimiro, prima che io poi faccia un altro discorso, vuole aggiungere a riguardo qualche cosa, prego. Vladimiro, sì. Sì, avvicino la ragazza. Vladimiro Piccolotti, ovviamente, è il presidente del Centro Ufologico Nazionale e, diciamo, a Roma, non dimentichiamo che Magenta è a Roma, è meglio, è lui sicuramente più in grado di chiunque altro anche di aggiungere qualcosa, prego. Chiaramente, immeritatamente non sono dell'ONU per fortuna e mi tocca appunto sostituire una persona con un grado elevatissimo di preparazione scientifica, cosa che io non ho perché appartengo a un altro tipo di scuola e di cultura. Sicuramente assieme abbiamo costituito un organismo, il CIFAS, e infatti porto il saluto di Magenta che si scusa per non aver potuto partecipare a questo simposio, ma è riunione d'urgenza a Ginevra. Vedrete oggi che ci sono in questo periodo molte riunioni di urgenza da parte di enti che iniziano stranamente a dibattere su problemi che riguardano la vita extraterrestre. Con Magenta, insieme al generale Marcelletti e un'altra giornalista che purtroppo non c'è più, anzi lo ricordava anche con Giulio Perroni, che è stato un giornalista che sul problema aerospaziale
è stata una di quelle persone che ha potuto diciamo creare la visita in Italia, è diventata insieme a lui e a Broglio il terzo paese che ha lanciato dopo l'Unione Sovietica e Stati Uniti, il terzo paese che ha lanciato dalle basi in Kenya il primo razzo italiano, il primo vettore. Quindi come vedete questa associazione è un'associazione che è abbastanza prestigiosa e l'ambizione era quella di portare in ambito universitario una serie di dibattiti, una serie di argomenti sulla figura dell'uomo nello spazio, la posizione dell'uomo nell'universo e i suoi simili. Con Magenta abbiamo iniziato a fare dei simposi a porte chiuse in Vaticano, credo che siamo gli unici al mondo che hanno fatto questo, a parte il convegno organizzato dalla Specola Vaticana da Padre Fudas e dall'Accademia Pontificia Università del Vaticano sul problema della vita extraterrestre, che è durata una settimana. Purtroppo noi viviamo in un periodo di negazionismo e se è un reato il negazionismo storico dovrebbe essere reato anche il negazionismo attuale, perché una serie di informazioni che noi diamo la gente ci guarda come marziani, ma sono tutte nozioni verificabili, solamente che vige la regola del giornalismo: se un fatto non viene detto non esiste. Gli americani negli anni 40 sorvolavano la Germania, avevano visto tante volte i campi di sterminio tedeschi, non erano mai bombardati, ma i civitali non potevano raccapricciarsi di ciò perché non sapevano di questi eventi. Quando l'Armata Rossa è andata a Auschwitz si è resa conto di fronte al mondo con fotografi che esisteva la macchina che uccideva l'umanità. Quindi questo per dire che alcune comunicazioni che abbiamo fatto, che faremo e che intendiamo fare, perché noi saremo presenti ulteriormente in Vaticano con altri seminari ad aprile, sì, speriamo, perché uno dei nostri interlocutori è Monsignor Ravasi, che in questo momento, oltre ad essere candidato Papa, è il presidente dell'Accademia Pontificia Università di Archeologia e di Studi Ebraici Antichi ed è impegnato, però lui è anche impegnato sul problema della divulgazione sulla vita nell'universo. È stato pubblicato, lo vedremo oggi, in un breve scursus, ma non voglio anticipare molto. Lui sul Sole 24 Ore ha pubblicato la recensione del libro fatto dalla Scuola Teologica Vaticana della Quirinale di Torre, da un titolo che è un po' provocatorio, perché io quando ho sentito il nome, il titolo del libro, ero rimasto perplesso e pensavo fosse una buffonata un po' di tipo New Age, perché il titolo era Gesù, gli UFO e gli alieni. In realtà questo è un testo teologico profondo e anche uno studio di ufologia molto profonda per addetti ai lavori. Non ci stupisce, perché come ci ha detto Balducci ed altri alti prelati, il Vaticano studia da decenni questo problema in maniera seria e sotto tutti i punti di vista. Vi ricordo che uno dei massimi esperti di meteore e meteoriti, che è l'astrofisico sempre della Specola Vaticana, Consolo Magno, che ha una collezione di 3.000 meteoriti, la più aspirazione di diventare astronauta per poter evangelizzare i futuri contattati. Chiaramente qui c'è una disquisizione teologica, perché altri sostengono che non c'è questo problema. E un'altra cosa, che l'Università di Urbino si è prestata alla prefazione di questo libro. Noi appunto adesso andremo in Vaticano, il programma sarà cambiato, non sarà più probabilmente la paleoarcheologia cristiana e i presunti contatti con esseri di altri mondi, ma probabilmente questo libro, che è entrato prepotentemente, anche se non si trova, perché è un libro che si trova solo nelle librerie di teologia, è un libro che ha cambiato un attimo e ha spostato l'attenzione da un problema di etica, teologia e filosofia a un problema pratico, perché è anche un manuale di ufologia, perché allo stesso tempo è una disamina minuziosa delle cose serie di questa, perché diciamo che l'ufologia non è una scienza, ma è solamente una ricerca che viene effettuata in maniera empirica, perché non possiamo studiare un oggetto che non è qui presente, ma solamente su logiche deduzioni. Però è uno studio sociologico, teologico molto importante, quindi probabilmente affronteremo questo argomento. Come dicevo, la faccio breve, perché non sta a me sostituire una figura, peraltro della segreteria a Ginevra, entrando nella segreteria, quindi una figura che da questo punto di vista, dove all'interno trattano anche questi argomenti. Quindi dicevo, voi vi stupite, ma non vi stupite affatto, perché chi si occupa di radiofrequenze sicuramente ha il problema di vedere che se involontariamente le onde radio hanno in qualche modo delle influenze su questo. Quindi sono venute fuori, e la chiudo qui, cose interessanti, perché ci sono degli studi sulle interferenze dovute alle esplosioni atomiche, sarà, ma dopo il 45, e vedremo dei documenti oggi pomeriggio, cosa è accaduto nel mondo accademico e su presunte interferenze sulle onde radio. Vorrei ricordare che nel 1924 sia Marconi che Tesla
e allora gli strumenti tecnologici che adesso non ci sono, su determinate frequenze hanno ricevuto dei messaggi, messaggi intelligenti. Ci sono il famoso messaggio che hanno ricevuto i russi nel 1928, decodificato, c'è una mappa stellare di 13.000 anni fa. Ora, se voi vi fate due conti, nel 1928 non c'erano gli aeroplani, c'erano i primi aeroplani, ma insomma non erano così, i segnali radio erano scarsissimi, eppure gli astrofisici hanno decodificato questa mappa, che insomma, si chiama la mappa di Duncan Lunan, esiste, è via gli atti, però come dicevamo, se queste cose non vengono dette, non vengono divulgate, non esistono, ed è per questo che poi, lo dirà oggi Pinotti, una delle nostre ambizioni, ed era per questo un peccato che non c'è Magenta come membro delle Nazioni Unite, abbiamo provato a stilare un protocollo, perché la scienza va avanti a protocolli. Se le cose sono protocollate sono scienza, se non sono protocollate sono mito. Vorrei ricordare che gli astronomi ci hanno messo 5.000 anni per fare scienza alle meteoriti, li sono dovute cadere sui piedi, come è successo in Svezia, se no era un fenomeno così folcloristico. Vi ricordo un'altra cosa, i biologi sostengono che il 96% del nostro DNA è spazzatura. Io non voglio dire che i biologi sono spazzatura, però sicuramente non sono in grado di poter affermare in maniera seria o scientifica che quel 96% di quello che non capiscono non sia scienza o non serva a qualcosa. E quindi ci viene in mente che la scienza, mentre c'è un salto di paradigma, nel senso che tutti quanti oggi danno per scontato a livello statistico che la vita nell'universo c'è per forza, c'è questa contraddizione, e invece che da Galileo si passa a Tommaso Campanella: quello che conosco è scienza, quello che non conosco è magia. Se la scienza prende questo binario, veramente torniamo al tempo delle caverne. Noi ci auguriamo che, siccome ci sono eminenti scienziati che invece spingono perché ci sia una divulgazione seria, e c'è, noi vorremmo costituire dei protocolli che in qualche modo possano essere, dare l'imprimatur e avere l'ambizione di essere la prima pietra che permetterà comunque di avere una normazione su un argomento che non può essere improvvisato da persone che non hanno dei numeri, delle competenze, perché persone che non conoscono l'argomento come possono metterci bocca? Non è possibile, quindi occorre creare un team di persone che abbia le competenze variegate, interdisciplinari e pluridisciplinari, per fare sì che esista un protocollo di intenti che, chiaramente, essendo la prima pietra, probabilmente verrà arricchito, consolidato. Noi ci auguriamo che eminenti scienziati, noi probabilmente a Roma, se ci riusciamo, inviteremo l'astrofisico Paul Davis, che lui si è autonominato referente del SETI Post Detection Protocol. Loro si occupano di microbi, però poi improvvisamente dicono: se arrivano gli alieni qui, noi siamo la delegazione. C'è una contraddizione in termini, perché i microbi come fanno a... Quindi vuol dire che c'è ben altro e la posta è alta, però non voglio anticiparvi niente della mia relazione, e ringrazio questo breve spazio, vi porto i saluti di Alfredo Magenta, che si scusa per non essere presente, e comunque è certo del successo di questa iniziativa, che sicuramente questo sarà un simposio ad alto profilo, perché gli argomenti trattati sono argomenti che sono il cosiddetto in termine aeronautico, qui sono diversi ufficiali dell'aeronautica in pensione e non solo, c'è il punto di non ritorno, cioè da questa affermazione in poi non si torna più indietro, la terra non è più piatta e la gente è stufa di essere presa in giro. Noi ringraziamo questi scienziati che hanno messo la faccia su queste cose, sono figure che anche tramite San Marino hanno avuto la possibilità di avere questo riconoscimento. Infatti io, come presidente del Centro Ufologico Nazionale, volevo ringraziare la Segreteria di Stato e il Ministero degli Esteri, che ci ha permesso non solo di tutelare certi ospiti che francamente grazie alla nostra diplomazia forse non sarebbero riusciti a partecipare, ma lo sforzo di un piccolo Stato, che ricordo la più antica Repubblica Democratica in Europa, ha avuto la forza di tenere testa alla non intelligenza dell'uomo e a fare sì che il convegno avesse successo. Quindi è un plauso che dà il Centro Ufologico Nazionale, alla Segreteria di Stato, a Roberto, che è l'unico organizzatore, è il cosiddetto autore di questa iniziativa. Sicuramente, se San Marino non creasse le condizioni morali, economiche, di visibilità, probabilmente questo simposio non si sarebbe fatto. Ricordo che è stato anche messo un francobollo, ora speriamo che noi riusciremo a vederlo. Anzi, scusate, a questo riguardo ricordo che chi volesse acquistarlo, perché oggi la segreteria all'ufficio filatelico è chiuso perché è sabato, però c'è un certo quantitativo di questi francobolli in vendita qui alla
al banchetto, quindi chi lo desidera eventualmente. Quindi io chiudo ringraziando a nome di Magenta e anche a nome mio per questo tipo poi di poi ce ne sarà un altro quantitativo credo domani, quindi però in tutti i casi chi lo volesse può acquistare qualcosa qui, questo non riguarda noi ovviamente. Ecco, a questo punto, visto che diciamo Vladimiro ha introdotto questo argomento, dunque si tratta di dire una cosa importante. Dunque siamo arrivati a questa 14ª edizione del Simposio Mondiale sull'esplorazione dello spazio e della vita nel cosmo e forse va ricordata la ragione per la quale noi 14 anni fa abbiamo deciso di fare questo simposio dopo 7 anni praticamente che facevamo già il Simposio Mondiale sugli UFO. Che ragione c'era di? La ragione c'era. Vedete, in passato, il tema degli UFO è stato visto sempre a livello di comunità scientifica con una spocchia, con una talmente volgare arroganza che spesso spiazzava qualunque migliore buona volontà da parte di qualunque soggetto anche altamente specializzato e valido in campo scientifico. E questo dei problemi li crea, perché noi stessi, anche se siamo sempre andati in controtendenza e ci siamo sempre riusciti anche prima in qualche modo, ci siamo trovati a un certo punto nell'esigenza di dire: sai una cosa, però se noi vogliamo invitare degli operatori della comunità scientifica e accademica internazionale, questi a un congresso di ufologia non ci vengono, perché ci dicono: mi piacerebbe, ma i miei colleghi poi mi mangiano la faccia, quindi devo declinare l'invito. E allora cosa si fa? Molto semplice, lo abbiamo fatto appunto 14 anni fa. Abbiamo deciso di abbinare al Simposio Mondiale sugli oggetti volanti non identificati e i fenomeni connessi il complementare, un po' come se fosse una sessione a parte, simposio sulla esplorazione dello spazio e la vita nel cosmo. Lo scopo è stato di avere comunque qui operatori della comunità scientifica internazionale che non si trovavano dentro un congresso ufologico, anche se il congresso ufologico cominciava qualche ora dopo. Sì, abbiamo avuto la sorpresa di invitare per esempio il padre del SETI, l'astronomo Paul Drake, che nel 61 è stato il primo a fare esperienze di questo tipo, quindi è un mito da questo punto di vista, il quale è intervenuto alla prima edizione di questo nostro simposio e poi curiosamente ha sorpreso e spiazzato anche noi, non si è più scollato dalla sedia e si è visto successivamente tutto il simposio sugli UFO. E alla fine parlandoci ha detto: Pinotti, lei capisce, vero? Io come singolo personaggio posso anche fare l'uditore a un vostro congresso, standomene buono, fermo e zitto. Se vuole saperlo, ho anche fatto delle indagini personali sugli UFO. Risposta mia: ma no. Ma sì. E che cosa ne ha tratto? Poco, perché i dati non consentivano di tirare conclusioni scientifiche concrete. Però una cosa è certa, mi disse, lei lo capisce, se il SETI si sapesse, cioè se si sapesse che il SETI ha al suo interno qualche operatore che in qualche modo fiancheggia o partecipa a quello che voi fate in campo ufologico, nessun cane più ci darebbe un soldo di finanziamento per fare i nostri studi, perché diventeremmo dei lebbrosi all'interno della comunità scientifica, perché purtroppo la comunità scientifica ha le sue regole e questo è quanto. Quindi amici come prima, ma ognuno a casa sua. Questo è stato il discorso molto leale di Drake. Da quel momento ci siamo mossi così. E qui a San Marino sono venuti astronomi, astrofisici, scienziati e quant'altro a latere del congresso ufologico. Da 3 anni a questa parte, alcuni di questi scienziati hanno anche accettato di fare gli oratori al congresso ufologico, con grande nostra soddisfazione. Perché Drake ci disse giustamente:
questo non l'ho detto ma vale la pena di rimarcarlo, però sa una cosa, voi siete proprio seri, voi siete proprio seri, siete bravi, però ovviamente vi occupate di UFO e questo vi penalizza, non c'è niente da fare, però siete bravi, è vero. D'altro canto le cose stanno così e bisogna che restino così, capito? A questo punto, fatta questa premessa, vale la pena di sottolineare una cosa. A questo congresso, diciamo, in questo congresso, dopo oltre 20 anni di attività, noi volevamo dare un senso. E infatti, se andate a guardare, anche dai Debian, il tema sia del simposio che adesso stiamo chiudendo, cioè quello della sessione mattutina di sabato, il 14° simposio mondiale sulla situazione dello spazio e del cosmo, che pure di quello sugli UFO che si apre alle 15.30, è sostanzialmente lo stesso, perché mentre nel primo caso il tema, ufficialmente parlando, è scenari del contatto, per quanto riguarda gli UFO è dagli UFO al contatto di massa. Quindi in sostanza, se uno volesse in inglese unificare i due temi, si potrebbe dire molto semplicemente contact, what next? Cioè, il contatto, e dopo? Bene, questo è il tema dei due simposi, quindi è un unico tema. E da due punti di vista leggermente diversi, noi volevamo arrivare allo stesso discorso. Pregherei Patrizio Caini di venire un attimo qui sul palco. Allora, c'è una cosa che dobbiamo dire abbastanza chiaramente. Noi abbiamo coinvolto, soprattutto nei primi anni, non solo gente del SETI fino al collo, e ci sono venuti tutti, ma abbiamo anche coinvolto gente del SETI Italia. Il SETI Italia è l'ombra di se stesso, sia molto chiaro. È non funzionante, è un fantasma privo di soldi che non produce nulla o quasi, perché non ci sono fondi. Oggi siamo nella rovina scientifica più totale in Italia, figuratevi se qualcuno a livello del Ministero dell'Università finanzia una ricerca sui segnali extraterrestri presso l'Osservatorio di Medicina a Bologna. Toglietevelo dalla testa. Le grandi strutture che ci sono all'Università di Bologna sono dei bei feticci. Ve lo dico perché pochi giorni fa abbiamo partecipato a una, con il comandante Dolz che parlerà oggi, a una serie di interviste che ha fatto a me e a lui History Channel, quindi un canale televisivo straniero, che ha coinvolto anche gli ambienti del SETI, andando a girare nello scenario di medicina, perché fa tanto fino, ma non c'è niente dietro. Sì, allora qual è il problema? Il problema è che purtroppo all'interno della comunità SETI c'è gente che ha visto gli UFO, c'è gente che si è occupata di UFO, ma non parla perché ha paura. Aggiungo una cosa, nel lontano 1986, questa è una cosa personale, io mi sono occupato per 10 anni all'interno di una ditta aerospaziale a Firenze, che credo operava con l'Agenzia Spaziale Italiana, con l'ESA, eccetera, di questioni aerospaziali, quindi andavamo più o meno tutti gli anni ai congressi astronautici internazionali all'estero. Nel 1986 a Innsbruck, al congresso astronautico internazionale di Innsbruck in Austria, io ovviamente andavo a sentire le sessioni del SETI, come era logico, no? Non me ne perdevo una, come uditore si intende. Vedo Jim Tarter, che per chi non lo sapesse è la persona che ha ispirato in toto la figura della dottoressa Holloway nel film Contact, che voi tutti avrete visto, no? Jim Tarter, la dama del SETI, la quale annunciava nel 1986 a Innsbruck che l'anno successivo, e forse anche l'anno dopo, il SETI si sarebbe per la prima volta posto il problema del contatto extraterrestre in chiave non tecnica. Si sarebbe dovuto cioè parlare a livello antropologico, psicologico e sociologico di questi scenari. E quindi
dice ci sarà un call for papers, cioè una richiesta di memorie a livello di comunità scientifica perché tutti diano là il proprio contributo. Io ho alzato la mano, ho detto buongiorno, io sono un sociologo italiano, interessante questa cosa. Ah, magnifico, le facciamo avere subito la richiesta di memorie, certo, benissimo. Mi mandano, come a tanti altri, la richiesta di memorie, io mi mando un abstract, funziona così in ambito scientifico, i referees considerano l'abstract assolutamente accettabile e mi accettano la relazione. Per cui io l'anno dopo, nel 1987, al congresso astronautico di Brighton, in Inghilterra, ho presentato questa relazione, che era intitolato Contact Releasing the News. Ovviamente era una relazione in inglese per la comunità scientifica internazionale. Questa relazione ha avuto l'effetto di una bomba, perché gli unici italiani presenti a fare un discorso di questo tipo ero io e Claudio Maccone, che ha fatto però una relazione di tipo esclusivamente tecnico. Benissimo, cosa è successo? È successo che questa relazione è tuttora citata a livello di letteratura scientifica internazionale, questa e quella dell'anno dopo, perché mi hanno accettato una relazione anche per l'anno dopo, intitolata Le intelligenze extraterrestri, il pubblico e l'opinione pubblica, no? Quindi c'è stato praticamente questo iter che per 2 anni di seguito, con taglio sociologico, ha visto 2 mie relazioni accademiche a livello mondiale. Sono tuttora presso i testi scientifici in giro, citati in America e da altre parti. Dice Pinotti, sei bravo. No, non è questo il punto. Io ho fatto l'infiltrato, mi sono infilato in questo ambiente con serpente, diciamolo pure tranquillamente, e li ho messi a tappeto perché li ho obbligati a disporre di testi che parlavano degli UFO, ma in relazione ai rilevamenti sociologici nel pubblico che erano assolutamente paralleli fra le intelligenze extraterrestri e gli UFO. Quindi io, da questo punto di vista, diciamo che li ho fregati. Però in realtà io ho fatto un discorso un po' politico. Cioè, nel senso che dopo aver presentato per 2 anni 2 relazioni diverse, complementari fra loro, una, ripeto, a Brighton in Inghilterra nel 1987, l'altra al congresso astronautico in India, una a Brighton, l'altra a Bangalore l'anno dopo, nel 1988, in pratica cosa ho fatto? Mi sono rivolto agli scienziati del SETI e più o meno gli ho fatto questo discorso. Ho detto, signori, voi siete, vi trovate di fronte a un'opportunità storica. Voi potete, se volete, diventare il trade union fra la massa, la gente, il pubblico e la comunità scientifica chiusa nella sua turisegurnea. Se voi cominciate a divulgare queste tematiche propriamente, a preparare la gente alle cose che voi gestite, che in cui voi credete, voi diventate noti, famosi, importanti. Al limite fate le scarpe ai vostri colleghi che stanno nella torre d'avorio. Rendetene conto, lo potete fare, è un'occasione imperdibile. Sapete cosa hanno detto tutti? Giusto, bravo, applausi, standing ovation, tutto quello che volete. In questo arco di tempo, cosa è successo? Niente. Il SETI è un fantasma, un cadavere che non serve a nulla, va detto, è una follia. Sta in piedi unicamente perché c'è gente che ci crede. Ma sapete, all'interno della più codina e più conservatrice comunità scientifica internazionale, cosa si dice del SETI? Che sono una setta, che sono praticamente degli illusi che cercano qualcosa che, boh, sarà come cercare un ago in un pagliaio e non verrà mai trovato. Vengono snobbati dai loro colleghi. Diciamolo sinceramente, sono considerati degli scienziati di serie B, anche se è antipatico dirlo questo. Figuratevi che cosa può essere per degli scienziati che si occupano di questo in Italia, dove si conta meno di zero dal punto di vista scientifico. Quindi avete capito tutto. Quindi rendiamoci conto che quando noi abbiamo invitato qui a San Marino valide persone, come per esempio Stelio Montebugnoli, oppure come per esempio Claudio Maccone stesso, certamente, e anche Teodorano, Massimo Teodorano, che si sono alternati qui e hanno dato il loro prezioso contributo, però poveretti, venivano qui con armi caricate a salve perché non potevano avere sostanzialmente efficacia le loro parole. Questo è molto triste, però funziona così. Bene, allora, detto tutto questo, dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a una cosa molto semplice. Stiamo riuscendo, per qualche
alchimia a poter forse ottenere un minimo di sintesi dopo 20 anni di tutto quello che abbiamo fatto. E allora abbiamo deciso che per questo congresso dovevamo assolutamente produrre qualche cosa. Allora, visto che gli scienziati del SETI se ne sono elegantemente fregati degli sviluppi del discorso che dicevamo prima, anzi è stato prodotto con un minimo di diciamo apporto anche mio, perché la cosa è stata fatta in 3 anni, 87, 88 e io c'ero, l'89 e poi è stata pubblicata nel 90. I protocolli relativi a che cosa fare in caso di rilevamento del segnale da parte del SETI, allora sono sì dei protocolli, ma non hanno nessuna valenza giuridica, sono soltanto dei suggerimenti e poi fra l'altro dicono che il pubblico sarà l'ultimo a sapere questo discorso, perché prima bisognerà rivolgersi a tutta una serie di strutture, no? Per la verifica, il controllo e anche il capire se e come dire le cose, eccetera, eccetera. Questo ha prodotto il SETI, cioè un bel nulla, diciamolo serenamente, sinceramente, perché sennò ci prendiamo tutti in giro, no? Tanto di cappello di fronte agli operatori del SETI, ma il loro discorso non porta a niente. E allora, visto che gli scienziati non hanno prodotto nulla, anche quelli che avrebbero potuto come loro, abbiamo deciso di fare una cosa. Questo congresso e il successivo che si apre alle 15:30 produrranno dei protocolli relativi praticamente al contatto extraterrestre. Guardate che non ci vuole praticamente molto a produrre, a creare dei protocolli tesi a stabilire se e cosa fare ai fini di un contatto extraterrestre quando esso si verificasse. Non ci vuole molto, ci vuole semplicemente intelligenza, elementi di antropologia, di sociologia, di diplomazia, legali, ma niente di che. Non ci vuole scienza, perché qualunque scienziato è sullo stesso identico piano dell'uomo della strada nei casi di un evento epocale di questo tipo. Questo bisogna esserne consapevoli. Quindi noi produrremo questi protocolli e comunque sia, ne parleremo poi abbondantemente dopo nel successivo simposio, ma era per capire dove andiamo a parare. Questi protocolli saranno comunque un qualche cosa che esiste, è lì. Qualunque struttura, qualunque istituzione, chiunque volesse dedicarsi a questo tema, o peggio, autonominarsi in maniera autoreferenziale come trade union, portavoce o che so io, signori, comunque arriva secondo, perché degli operatori che, se mi permettete, sono 50 anni che si occupano di certe tematiche, avranno comunque redatto professionalmente qualche cosa. E questa è la nostra funzione, fare molto con poco, e credo che arriveremo a questo. Quindi noi a questo punto ci fermiamo qui. È stato un trade union, è una spiegazione praticamente di che cosa andremo a affrontare nel successivo esattamente. Ma aggiungo una cosa, ho fatto venire qui al podio l'amico e biologo che opera nel settore scientifico a Firenze, Patrizio Caini. C'è una ragione. Patrizio fa parte, come anche me e come anche altri, di una piccola struttura che è stata costituita a suo tempo con lo scopo proprio di pensare a queste tematiche e a tematiche affini. Questa struttura ha in sigla, come nome, la sigla CETI, che guarda caso era la versione, né più né meno, iniziale dell'espressione SETI, perché all'inizio si cercava di arrivare a un contatto con civiltà extraterrestri. Le riunioni fatte dagli operatori in questo settore inizialmente, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, all'osservatorio in Armenia di Burakan, parlavano di CETI, poi
tutti hanno detto sì, va bene, ma e se poi un contatto comporta problemi? Parliamo di ricerca. E allora il C è diventato S ed è stata search, ricerca di intelligenza extraterrestre, non più contatto con, che è stata la goccia fredda, no? E da allora è andata così. E non ha portato a niente, diciamolo pure e tranquillamente, perché sennò ci prendiamo veramente in giro. Allora, nessuno può impedire a dei ricercatori preparati, con un minimo ovviamente di accredito personale per quello che hanno studiato e per i titoli che hanno, di operare privatamente in un gruppo di lavoro e di studio. E il CETI che abbiamo costituito non da ora in Italia sta per Contacts with Extraterrestrials Think Tank Italy, che letteralmente vuol dire un think tank, è un osservatorio di pensiero, un'espressione americana che vuol dire praticamente è un gruppo di lavoro, è un team di lavoro che pensa sostanzialmente. Non servono strutture, non servono quattrini, non servono fondi, ci vuole solo materia grigia e basta. E quando si capirà che è la materia grigia che unifica tutti, l'uomo della strada come anche il più grande scienziato, forse non sarà mai tardi. Quindi i protocolli sono stati prodotti appunto dal CETI. Questo è quanto. Oggi ne parleremo ampiamente con tutta una serie di relazioni di estremo interesse e poi arriveremo a delle conclusioni ovviamente domani. Signori, a questo punto io considererei chiusa diciamo questa propedeutica o se volete iniziale sessione del nostro incontro. E quindi vi rimando alle 15.30 quando apriremo il 21esimo simposio mondiale sul oggetto volante identificati e fenomeni. Grazie a tutti.